Potrebbe farmi divertire. È un rimprovero? No. Meno male che te ne rendi conto, perché sono 10 sere che non siamo più usciti. Scusami tesoro, ma quando sto per finire un lavoro non è tornato fuori casa. Meno male che te ne accorgi. Questa volta poi hai utilizzato quest'uso in modo particolare. Chiara, basta con sto aspirapolvere. Signora. Madonna mia. Non ci siamo nemmeno accorti di essere a carnevale. Guarda, guarda, stavo appena leggendo questo annuncio. Gran veglione in maschera al Manteca, ore 20. Già, nel martedì grasso. Vogliamo andare? E me lo chiedi alle 9 passate? Ma che importa, la festa non inizierà prima delle 10. Un po' di divertimento potrà farci solo bene. Sì, ma che costume indosso? Ma quello vecchio da indiana, ecco, sì. L'ho messo già 3 volte. Allora non saprei cosa dirti. E tu che costume indosserai? Io ho sempre il mio vecchio domino. Certo, tu come uomo fai molto più... fai presto. Ho trovato! Vai da Pia e a 2 passi sicuramente avrà qualcosa da prestarti. E allora speriamo che sia in casa. Telefono io. Dai, forza, vediamo. Pronto? Sì, buonasera, sono Giovanni. Hai risposto alla voce di un uomo. Sei geloso? Ma che dici? Pronto? Pia! Pia, ciao, buonasera, come stai? Sono Giovanni! Giovanni, il marito di Martina, la sua carissima amica! E te la passo, te la passo! Buonasera, Pia! Ti disturbo? Benissimo. Senti, io e Giovanni stavamo proprio qui parlando che stasera volevamo andare al veglione del Manteca. Hai da ridere? Ah, ti diverte? Eh già, mi divertirei anch'io se avessi qualcosa da mettere. Ma a quest'ora dove lo trovo? Cosa? Sei un angelo, Pia, grazie! Ha 5 costumi da farmi provare! Che ti dicevo? Va bene, Pia, allora tra 5 minuti sarò da lei. Da te non ti disturbo, vero? Benissimo. Tanto meglio se la tua visita sta per andarsene. Anche lui al veglione? Va bene, Pia, tra 5 minuti, ok? Ciao. Allora? È andata benissimo, ha 5 costumi da farmi indossare. E allora corri, ma non perder tempo a provare. E quando mai ho provato tanto, tesoro? Già, ci si sente diversi quando si va a divertirsi. Ciao. Ciao. Ecco il tè, posso servirlo? No, mi sa che stasera non prenderemo il tè. Io e la signora usciamo. Dove andate? Andiamo al Manteca. Al veglione del Manteca? Sì, sì. Anch'io ci sono stata una volta. E quando? Quando lavoravo per il notaio, vicino allo stesso figlio. Ero vestita da giapponesina. Sicuramente avrei fatto una gran bella figura. Questo non lo so. Ma certamente al figlio del notaio si sarà accorto quanto sei simpatica. Carina. Sì, credo proprio di essergli piaciuta molto. Mi sa poco, va! Aspettassi! Nemo! Aspettassi! E chi è? Tanta comune, Vabbè, ho capito, aspetta. Il professore, l'avvocato Tropea! Fallo entrare, Mario! S'accomodassi! No, dico, si può! Posso? Ora, portati, da come ci rendi la piena, non mi sta Grazie, grazie. Professor Rossone? Grazie, Mario. Ciao, Giovanni. Ciao, Angelo, come va? Spero di non disturbare. No, non ho fatto. Vuoi una tazza di tè? Sì, grazie. E tua moglie non c'è? No, è appena uscita. Tanto meglio. Perché?
Voglio convincerti a commettere un delitto. Un delitto? Sì, sì. Accompagnami al veglione di carnevale questa sera. E perché ridi? Perché al veglione stasera ci vado con mia moglie, appena uscita a procurarsi un costume. Tu e tua moglie? Naturalmente. Giovanni, naturalmente un corno. Perché? Dimmi una cosa, tu quando vai in birreria ti porti per caso una bottiglia di birra? No. Tantomeno si va al veglione accompagnati dalla propria moglie. Perché? E perché la lascerai da sola mentre tu balli con le altre? No. Vuoi assistere mentre lei se la spassa con altri uomini? No, 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 no. Andiamo lì per goderci un po' di baldoria e bere insieme una bottiglia di champagne. Giovanni, Giovanni! La bottiglia di champagne puoi berla qua. E poi della baldoria leggeremo magnifici dei suoi conti domani mattina sul giornale. Senti, se metti così le cose... È quel che ti sto dimostrando, Giovanni. Ma io ho promesso formalmente a Martina... La maggior sciocchezza che ti potesse venire in mente. Anzi, sono stato io a proporglielo. Un'ingenuità imperdonabile. Giovanni, mi sa che stai invecchiando, stai rimbambendo. Sei di una gentilezza inaudita. Giovanni, ma io lo dico per il tuo bene. Non volevo mica corromperti, ma mi ero immaginato di passare una serata insieme a te. Un paio d'ore di gioia sfrenata. E ci saranno tutte le ragazze del corpo di ballo. Le ragazze del corpo di ballo? E domani mattina si ridiventa bravi borghesi. Oddio! Non nego che ci saremmo divertiti, ma... Ma che cosa, Giovanni? Che cosa? È tanto che mia moglie sta chiusa in casa la sera a farmi compagnia. E perché state in casa? Perché sto per finire un lavoro. Ah, un altro nuovo studio di mosche e zanzare. No, farfalle! Allora hai necessità di venire a quel veglione, Giovanni. Sapessi quante farfalline troverai. Ma via, pensa a mia moglie. Ma che scopo? Nulla deve distrarre uno studioso dalle proprie ricerche. Non posso rimangiarmi ad un tratto la promessa fatta a Martina. E perché no? Dille che non vai più al veglione. Con quale scusa sentiamo? Semplicissimo. Un malore improvviso. Ma. Un emicrania. Ma. Un disturbo di stomaco. Ma insomma, Giovanni, dille quello che vuoi. Quello che essa possa credere di più. E poi domani sera la porterai a teatro o al cinema. Poi sabato organizzerò una bella gita... Così poi le daremo un premio di consolazione. Sei un bel tipo, sai? Lo vedi? Così si fa, Giovanni, così! Prima ti diverti tu, poi procuri un piacere a tua moglie, il che diventa un piacere anche per te. Giovanni, sveglia, sveglia! Sei un diavolo tentatore! Lasciati tentare e non te ne pentirai. Anche in passato ero un mostro di scienza. Ma ciò non ti impediva di essere un mezzo scapestrato. So esserlo anche oggi. Francamente non me ne accorgo. Bada, non stuzzicarmi. Ma se mi sembri così removibile. Ma se mi decidessi come si potrebbe fare? Semplicissimo. Vi ritirate di buon'ora nei vostri appartamenti. E quando tutti dormono, tu, Fili, dormite separati, vero? Sì, sì, io di qua e Martina di là. Bene. Ma non è possibile, Angelo. Ma perché, Giovanni? Perché non ho neanche un costume. Il mio vecchio domino è nascosto in soffitta, chiuso in una cassapanca di cui ha le chiavi solo Martina. E che problema c'è? Ti presto il mio, di Don Giovanni, tutto di seta bianca con guarnizioni d'argento e dei pantaloni attillati, capaci di sedurre la donna più onesta. Sapesse a quante donne ha fatto perdere la testa quel vestito, tu non ne hai nemmeno l'idea. E se qualcuno lo va a dire a Martina? Ma nessuno ti potrà riconoscere. Ho una parrucca nera, una maschera d'argento e delle scarpe con i tacchi che ti alzano di 5 centimetri. Sembrerai Apollo. No, no, coche i biscotti che sta su, che fa il popolo? Chi ne ha chiesto il pollo? E scusa, sto raro lei c'è qua pollo, io biscotti a buttare. Popolo? Mario, che pollo? Cosa stai rispondendo? Stai capendo, signor professore, vuole un pollo. Ma vuole pollo, pollo. Ma chi è questo? Ma chi è? Ma allora diventerò irriconoscibile, sicuro? Sicuro, avrai una fila di adoratrici. E domani mattina rientrerai all'ovile e ridiventerai un bravo marito. Beh, in quanto a bravo marito? Capisci le mie intenzioni. Non voglio offrirti che un bagno. Cosa? Un bagno di ringiovanimento ti farà bene alla salute.
A sentirti sarei già un vecchio decrepito. Giovanni, quando si è vecchi decrepiti, neanche i veglioni più folli servono a nulla. Ma però ancora oggi una scappatella può dare ottimi risultati. Sei sicuro che sono all'altezza della situazione? Vabbè, confesso che ogni tanto c'è un po' d'assopimento. Lo vedi? È quello che voglio combattere. Non vuoi sapere che bene faccia una piccola variante? Di tanto in tanto bisogna passarla una notte di baldoria. Una notte di baldoria, dici? Sì. Una notte di baldoria. No, non è possibile. Ma perché, Giovanni? Perché mi sento in colpa verso Martina, era così contenta poco fa. Sarà più contenta dopo, Giovanni. Devi sapere che questi bagni di ringiovanimento danno i risultati con l'andare del tempo e ti assicuro che ne approfitterà anche lei e te ne sarà grata. Oh, com'è che non lo capisci? Hai un certo modo di persuadere la gente, tu. E va bene, ci sto! Oh, bravo! No, non è possibile, Accidenti! Cambi di nuova idea! Non è possibile, diciamo così, per motivi tecnici, perché io e Martina abbiamo l'abitudine di andare a letto presto la sera. Ognuno di noi legge nella propria camera, io fumo i miei sigari, perché nelle altre camere mi è vietato. E che c'entra questo discorso? Ognuno di noi ha l'abitudine di andare a vedere nella camera dell'altro se ognuno ha finito di leggere. Accidenti. E a me in particolar modo per impedire di affumicare tutta la stanza. Accidenti, le va a pensare tutta la gente sposata. Immagina un po' se stasera Martina entra in camera mia e non mi trova nel letto. No, Giovanni, preferisco non immaginarlo. Sicuramente le prenderebbe un colpo. Questo non credo, però sarebbe... terribile! Bisogna trovare una soluzione. Non ce ne sono! Dimmi una cosa, durante le vostre perlustrazioni notturne, come fate? Aprite l'uscio e date una capatina per vedere se l'altro è ancora sveglio? Sì. E se l'altro dorme? Lo si lascia dormire in santa pace. Giovanni, ho trovato la soluzione! Stasera farai dormire nel tuo letto Mario. Mario? Sì, e ne parli così bene, dici che è fidatissimo. Sicuro. Gli farai infilare uno dei tuoi pigiami. Sì. E quando tua moglie verrà a vedere se ancora stai leggendo, lui russerà. Spero che Martina non accende la luce. No, se sente puzza di fumo neanche entra in camera. E comunque non è possibile, perché Mario e io non ci assomigliamo per niente. Ma Giovanni, dimmi una cosa. Sì. Scusa la mia curiosità, sì. Ma voi due, sì. Quando... Cosa? Cosa che... Quando cosa? Insomma, voi due, quando è che... In quei casi sono io che la vado a trovare in camera sua, ma ti dico, non può essere Mario, io non ci somigliamo per niente. E allora, Giovanni, non ti preoccupare, lascia stare il mal di pancia e fatti venire il mal di testa. Perché il mal di testa rende più somigliante. Certo, così Mario potrà fasciarsi la testa con un asciugamano. E questo salterà all'occhio di tua moglie. Hai altre difficoltà? Credo che proprio non ce ne siano. Va bene così. Benissimo. Allora preparati alla battaglia. Di, non vuoi aspettare mia moglie? No, che c'entra? No. Potrebbe destare sospetti. D'accordo. Ma mi raccomando, sì. L'importante è che tu le vai incontro, sì? Con viso sofferente. Sofferente? Viso molto sofferente. Sofferentissimo. Va bene? D'accordo. Mi raccomando, ti aspetto a casa mia poco dopo le 10. Dopo le 10? Va bene? D'accordo, Angelo. Giovanni? Sì. Non farti venire certi rimorsi, però. No, ormai ho passato il Rubicone. Ok, ciao Giovanni. A presto, a dopo. E che c'è, ma stai che no? Che devo fare? Mi deve dare permesso a lei? Io buttai lo pollo. E se lo mangi, che cosa deve fare? Ma amore, ma domani ho pollo, ancora che ci portai le scotte, ora ce ne sta chiedendo. Io le ho chiesto il pollo. Ah, perché ci sono domandato? Ma che pollo è pollo? Ma se ne vada, il pollo! Ma voce dei pazzi, signor professore, ma domandavo pollo, sicuro, cosa sto pollo? Ah, che gente leggera, questi scapoli. Ah, c'è qualcosa di frizzante nella loro murale, mi ha rimescolato il sangue. Mario! Quanto soppatano! Che stai facendo? Cos'hai un pollo? Leva sto pollo di sopra davanti! Leva sto pollo di sopra davanti! Io metto un dai a già! Mettilo qua sto pollo, mettilo giù! Come metto qua, stavo tanto comodo già! Mettilo qua Mario! Mario! Pacione! Mario! Pacione! Mario!
Pasoli. Mario, tu fumi sigare? Non mi sono mai permesso di prendere quelle sue, signor Pacioni. Ah, non dico per questo, no? Non ti preoccupare. Da oggi ti autorizzo io. Picchi del bello sigaro, Mario. Te. Ti piace? Grazie. Ti piace, Mario? Che fuma. Grazie. Fuma. Ah, ti piace? Buono. E picchite nel naso, Mario. Non uso ancora. Via. Mi affenno, fumi che ho tanto. Caro Mario, ho da parlarti di un affare serio, di un affare di una certa importanza. Ai suoi ordini, signor Pacioni. Allora, io vorrei... Anzi, no, mia moglie vorrebbe... No, veramente no, non è così. No, l'avvocato Tropea che prima è venuto in questa casa... Voleva... Mario! Che fai? Che? Ma sta pagando a andare da gira lei! E allora, ti stavo dicendo, l'avvocato Tropea che è venuto prima mi viene a dire che arrivano in città dei vecchi colleghi di università, vecchi, no? E sono venuti a fare una riunione molto importante e allora mi disse se stasera ne potevo mal vedere. Però c'è un problema a questa cosa. Certo. Perché te l'ho così? Perché dillo, Mario. C'è un problema. Ho promesso a mia moglie che stasera l'avesse portato a ballare. Però, come tu capisci, Mario, i due impegni si escludono tra di loro. Non è che posso lasciare i miei colleghi a Zunzo che mi aspettano. Mi pare. Sarebbe da villano, giusto Mario? Giusto? Che ne pensi? Dillo. Perché dillo? Però mia moglie l'avrebbe a male a questo punto, certo, si capisce da un punto di vista femminile, no? Signor professore, i femmine sono tutti stessi! Si somigliano tutti. Bravo, Mario, sei un cameriere modello, picchia dell'altro sigaro! E ancora! Però in tutta questa storia c'è un problema. Sono costretto, caro Mario, a ricorrere a una bugia. Dirò a mia moglie che mi sono improvvisamente sentito male. E poi quando tutto si accuccano io ne esco, giusto Mario? Mi pare che non c'è altra alternativa. Che ne dici? No. Eh? No. Io ho chiesto, l'ho detto, signor professore. Ah, Mario, sei un caruso d'oro. Grazie. Ma c'è un altro problema. Ah, un altro problema c'è. Assiete, da reposito. Io ce l'ho anche tutto io, assietati. Assietati. Assetto, Marietto. Mia moglie ha l'abitudine di venire a controllare in camera mia se dormo o no. Se anche stasera facessi la stessa cosa, io fossi perso, Mario. Ah, che piacere. Come che piacere? No, dico che piacere fumare sette sigle, signor professore. Ho capito. E tu mi aiutare, Mario? E come potessi aiutare, signor professore? Tu da inficcare un domoletto, ti metti bello pigiama e ti inficchi un domoletto. Io. Tu, sì, e qualcuno l'ha pigliato al mio posto, Mario, mentre sono fuori. Solo così potrò essere tranquillo. E poi? Sì, signor professore, sa signora... La signora! Manco già, sì, in da stanza. E se per caso la signora avesse a Cesare e ti domanda, dormi tesoro? Tu risponderai. Sì. No! Che dici sì? Fuori il nudo! Fuori il nudo! Fuori il nudo! Ne hai parlato! Che chiedi? Tu russerai. Ah, russo. Sa russare? Ma certo. E a farmi sentire come sa russare. Pare un boccetto di natinja. Era così usa la rossara, signor papà. Ascolta. E signor professore, come russa lei, non russa nulla. Certo, lei c'ha di scuola, ha imparato questo lì. Io ho ragione, signor professore. Signor professore, ma su io, ma tu mi si sa per davvero? Perché io, io vizio da russare magari. Bravo Mario. Grazie. Sì, in cameriere, molto bravo. Ah, va bene Mario, allora che fai? Sparato tutto quanto? Sì, signor professore. Sono a questo io posso essere tranquillo, d'accordo? Signor professore, in certi casi noi uomini dobbiamo essere alleati, ma che essere, carissimo signor professore. Saldo e
dovere. Questo il tuo dovere. E poi domani quando torno ti togno tutta la scatola di sigare. Domani porto. Ok, sbarattasse tutte cose. Avanti. Va bene. Ma la lezione di oggi è: un gentiluomo gode e tace. Fa scomparire sta tazza, sto pollo e te nacchiana che sta bene. Un gentiluomo gode e tace. Tace. Un gentiluomo gode e pace. Tace. Un gentiluomo gode e tace. Tace. Avanti, perché la team, avanti. Gentiluomo gode e tace. Benissimo, faccia sofferente. Eccoci qua, tesoro. Giovanni, riaccomodati. Giovanni! Sì? Ma che hai? Buonasera, Pia. Buonasera, Giovanni. Pia ha voluto accompagnarmi. Pensa, mette a mia disposizione due stupendi costumi e ne ha un altro di sua sorella. E lei come marito e signore dovrà giudicare. Che ne capisco io, d'altronde poi... Che cosa? Ti senti male? Oh no. Giovanni, tu stai poco bene, lo vedo dal tuo viso. No. Non mentire, lo sai che non puoi nascondermi nulla. Ebbene sì. Sto male. Ma così, ad un tratto? È successo appena sei uscito di casa, subito, sì. Ma dov'è che ti fa male? Allo stomaco, alla testa. È un malessere generale, qua, proprio qua nel cervello. Ma allora si riposi, sceglieremo noi. Vieni, Martina. Ma tu non ne soffri mai di questi malesseri? Mi è venuto, è un malessere generale. Guarda, non ho preso neanche il tè. Via. Mi dispiace, ma credo che sia tempo inutile scegliere i costumi. Ma perché è inutile? Perché credo che stasera non andremo al veglione. Credi? Ma aspetti una mezz'oretta prima di decidere. No, sarà sicuramente peggio. Peggio, sì, perché questi malanni, dovete sapere, che sono dei malanni che sicuramente vengono dallo stomaco. Perché certamente io oggi avrò mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Perché credete, anche Mario prima sì, mi ha chiesto di andare a letto presto stasera perché si sentiva male anche lui. E vediamo, fammi vedere la lingua. Ma che lingua, mi vergogno, dai. Si vergogna per te. Credo che Giovanni nutra per te un amore segreto. Ma che dici, tesoro? Speriamo bene, dai. Scusami, tesoro. Scusami, ma sto... Ma visto che sei così male, chiamo un medico a questo... No! Punto. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Adesso starò meglio, sì. Mi riposerò un po'. Ma non 5 minuti qua sul divano, no. Ho bisogno di dormire a lungo, tanto tempo, nella mia camera, senza essere disturbato. Scusami, tesoro. Vuol dire che rinunzieremo al veglione? Sono un po' cattivo, vero? Caro Giovanni, lei ha una mogliettina ideale, docile e ragionevole. Con me non se la sarebbe cavata tanto facilmente. Però poi domani andremo al cinema, poi andremo al teatro e sabato Angelo organizzerà una bella gita. E che c'entra Angelo? Sembra un amico, dovrà puffare qualcosa, no? Ne sarò felice, tesoro, anche perché Angelo mi è simpaticissimo. No, non credi di esagerare. Oh, niente affatto. Trovo che Martina ha perfettamente ragione. Va bene, io adesso vado. Tesoro, vai a coricarti. Vado a dormire, buonanotte. Non disturbate, buonanotte. Auguri, mio segreto amante. Aspetta che ti porto il tè. Purché non si ammali gravemente. Oh, gli uomini esagerano sempre, dai. Credi? Eh sì, ti si direbbe sposata da 5 giorni e non da 5 anni. Già. Pronto? Sì, sono la signora Pia. Oh, mi dispiace, ma stasera non posso venire al veglione. Il marito della mia amica si è sentito male tutto a un tratto e così loro resteranno a casa. No, non me la sento di venire da sola. Cosa? Venire di nascosto con la mia amica? Oh no, lei non farebbe mai una cosa simile. Perché?
Ah, non c'è obbligo di togliersi la maschera. Benissimo, può darsi che questo la convinca. Sì, ci sentiamo più tardi, arrivederlo. Non vuole prendere nulla. E per di più in quella stanza c'è un tale puzzo di tabacco che stavo quasi per svenire. Via, riprenditi i tuoi scatoloni. Mi dispiace averti scomodato per nulla. Peccato. Il vestito da geisha ti sarebbe andato benissimo. Eh già, avrei fatto un figurone. E ci saremmo divertito un mondo. Come? Saresti venuta anche tu? Ma certo. Ma non me l'avevi detto, perché? Beh, volevo prenderti un po' in giro al veglione. Conoscendo il tuo costume ti avrei vista e ti avrei stuzzicata senza che tu potessi indovinare che ero io. È stato proprio un contrattempo noioso. Sai che si fa? Cosa? Vieni con me. Dove? Al veglione. Al veglione? In un posto simile senza mio marito? Mi sembra giusto il caso di andarvi senza marito. Così ci si diverte sul serio. Sì, certo. Figurati Giovanni. Ma nessuno glielo dirà mai. E io dovrei venire al veglione se... No, Pia, è impossibile, è impossibile! Oh, ma non è un delitto, scusa. Ma mi crede così leggera, così sfacciata? No! E allora? Sono divorziata, ma al giorno d'oggi ogni donna che si rispetti lo è almeno una volta. Io no. E tu sei una rara eccezione. Il matrimonio è la tomba dell'amore. Finiscila, Pia, finisci. Guarda, giusto oggi discutevo con successo questa tesi. Ma a parte gli scherzi, Martina, ti assicuro che non ti proporrei mai una cosa che poi io non potessi dimostrare dinanzi a Giovanni. Ma ne dubiti? No! E allora bisogna andare soli a queste feste, così si torna a casa contenti. Se incontro conoscenze, sono rovinata! Ma chi potrebbe riconoscerti sotto la maschera? Guarda che non c'è obbligo di togliersela. E poi, io a queste feste ho sempre qualche deliziosa avventura. Ah sì? Oh, episodi passeggeri, si intende. L'incontro con qualche maschera simpatica. Basta scambiare 10 parole per capire se è un vero uomo di mondo o un bifolco. E poi? E poi, secondo i casi, o accetti o rifiuti, no? E allora? E allora si beve qualche coppa di champagne, si stringe amicizia. È un gioco pericoloso, mi pare. Per qualche coppa di champagne non succederà il finimondo. A sentirti mi viene una gran voglia. Cara Martina, anche i matrimoni migliori hanno bisogno di essere rinfrescati ogni tanto. E l'aria nuova deve venire dal di fuori, te l'assicuro. La donna moderna dimostra la sua fedeltà, non con la costanza, ma con la sua vivacità. Questa è nuova, però c'è un po' di vero. Poche donne lo capiscono, purtroppo. I mariti poi non lo capiscono affatto. Già, gli uomini sono così arretrati. Ma sarà come dici tu, ma intanto io come potrei venir via? Nulla di più facile. Tuo marito è a letto e il cameriere pure. Rimangono le donne. La cuoca la sua uscita fino a domani. Benissimo. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. C'è Chiara. Beh, le dirai che vai a letto e che si può coricare anche lei. E quando tutti dormono beatamente, tu sgusci via, vieni a casa mia e ti vieni a mettere il costume. E se Giovanni si sveglia e si mette a leggere? E tu lascialo leggere. E se prima di riaddormentarsi viene a fare una capatina in camera mia? È una nostra abitudine. Davvero? Ah! Pensavo. La visita è sempre brevissima per non disturbare chi dei due è già addormentato. Se si potrebbe sistemare il mio letto in modo da farlo sembrare occupato, io potrei... Mettici Chiara dentro. Chiara. Ha un corpicino delizioso, però peccato ai capelli corti. Di notte porto sempre una cuffietta. Benissimo, però dovrei dire la verità. Ho fiducia in lei. Sono decisa. Ah, vedo che il matrimonio non ti ha muffito affatto. No, e allora aspetta quando prenderò lo slancio. Aspetta stasera prima di slanciarti. Ci divertiamo sicuramente. Dai, adesso vado. Io vado. Ok, via, dai, ti accompagno, via. Quella è la stanza di Giovanni. No, ma tranquilla. La borsa, via, non dimenticarla, eh. Ok. Mi raccomando, preparami dei bei costumi, via. Via, quella è la mia stanza. Ma so che io sono contenta di accompagnarti. Non ha bevuto neanche un sorso. Chiara,
Ciao. 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 Volevi qualcosa? No, sì. Ma come ti sei conciato? Credevo che questa giovasse a qualcosa, però non serve a niente. Per questo venivo a chiederti una pastiglia di sonnifero. No, sono contenta! Come sei contenta? Di cosa? Sono contenta perché ne ho le ultime due pastiglie. Aspetta! Le ultime due? Chiara? Senti il vero, nella che nella stanza... nel comò! Chiara, è in camera tua? No! Sì. Che ci fa in camera tua, Chiara? Che ci fa? Che ci fa? Mi sta cucendo una cosa! E ne avrà per tanto? No! No! Sì! Non lo so! Ma perché me lo chiedi? Chiara, tesoro, il sonnifero, prendi due pastiglie! Due! Dormirai come un dio! Grazie! Prego! Grazie! Ciao tesoro! Buonanotte! Buonanotte! Mi raccomando! Amore, le tue... spegni le luci, mi raccomando, quando vai via! Non ti preoccupare di queste piccolezze! Tanto sono ancora le 10! Le dieci! Esatte! Mi raccomando tesoro, prendile, ok? Sì. Dormirai come un ghiro, io non ti disturbo. No! Non aprirò nemmeno la porta, stai tranquillo, va bene? La tua premura mi commuove, buonanotte! Ti pare, buonanotte! Buonanotte! E auguri di buona guarigione! Anche a te! Ma io sto benissimo. Ah, scusa, non so più quello che dico, sarai mal di testa! Sì, stai male! Buonanotte! Buonanotte tesoro, buonanotte! Buonanotte! Mario! Usci! Onde stai? Sono pronto per la missione! Signore! Quale missione? Ogni anno nuovo, gole e tante! Signore! Ma tu questi domanotti? Che ci capite tutto in toletto? Accomodiamo, signor Pacioli! Avanti, forza, questo è Paperino! Paperino, rossacchiotto, vuoi sera, non figlio! Accominci da spugliare che tuo piglio pigiama, muoviti! Ma come vuole lei? Ma quindi te puoi scordare?
ti si potrebbe scambiare per me. Eh sì, guardandomi allo specchio l'ho pensato io stessa. Se tutto va bene ti regalo la camicia da notte. Grazie, signora. E legati quel nastro, mio marito potrebbe notarlo. Subito, signora. E un'altra cosa? Mistero, il mio profumo preferito. E poi piace tanto anche al padrone. Ci credo. Allora, Chiara, adesso corica, ti spegni la luce e io vado. Subito, signora. Okay. Si diverta, mi raccomando. Grazie, e non Chiara. Non ti preoccupi. Va bene, Chiara, mi raccomando. Mi raccomando, Chiara. Buonanotte. Vada. Eh già, ha ragione Pia. Bisogna farlo per insaldare la fedeltà. E chissà come si divertirà la signora. E io invece devo starmene qui a letto. Non ho nessuna voglia di dormire. Mistero. Ma che buon profumo. Chissà se dorme il professore. Ah, se sapesse quanto gli voglio bene. E poi quanto è carino con quei suoi capelli argentati. E se andassi nella sua stanza e gli dessi un bacio in fronte? Ma non se ne accorgerà, tanto ha preso il sonnifero. Poi me la svigno. Ma se se ne accorge, penserà che è stata la signora. Adesso lo faccio. Sentilo com'è rossa, che carino! Ma non è che sia la prima a scoprirlo. Ah no? No. E chi è stata la prima? Tu vorresti ridere. Ma non ti posso ridere. Va bene, non sono cose che mi interessano. Ma il tuo profumo. Sì, ma caro tu hai il cuore un zucchero, stamattina? Già. Sì? E pensare che appena ieri quando ti parlava di matrimoni fra due domestici... Discorso ozioso. Ma io non ci vedo niente di male su tutto domestici e se marito. No? Io non sono affatto del tuo parere. E oggi magari io ne avessi una mancata c'è caffè. Ho altre ambizioni io. Hai altre ambizioni? Hai? Già. E bisogna avere su Sardegna uno stato. Ah, in quanto a questo lascia fare a me. E certo, tu sei una bella carusa, non è che sei calata dei montagni. Tutti questi complimenti sono assolutamente inutili. E hai una lingua, figlia, ma perché sono t'accapatasse l'uomo serio? Che poi che si può? Se ti potessi dire certe cose, ma non te le posso dire. Mi viene a dire che ognuno si tiene i suoi segreti. I miei sono sicuramente molto più interessanti dei tuoi. Ah, questione che tu? Sì. Andiamo a parlare adesso? No! No! Buongiorno! 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 Buongiorno. Bella giornata, eh? Sì, bella giornata. Ieri sera! Ieri sera! Ieri sera? Ieri sera! C'era una funzione! Sì, sì, tieni, Mario, posso assaggiare un botto da ben. Grazie, Mario! Oh! Chi c'è, Chiara? C'hai una faccia che hai vinta la lotteria per caso? No, ma è come se l'avessi vinta. Ah, e sono contenta per te allora. Anch'io. Posso
Posso portarle la colazione? Sì, 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 c'ho una fame stamattina. Subito, professore. Mario, patrone. Ma chi avevi, Chiara? C'aveva una faccia stamattina contenta. Sarà che ci eravamo, buone notizie, per via posta. Meglio così, meglio così. Ma Mario. Professore. A sera come finivo? Tutto a posto, tranquillo, tutto non posto. È successo niente. E meno male che lei si ritrova un tempo. Ah, ah sì, ma non puoi chiamare, ma solamente a cioè, ma la porta vetta. Ah sì, è stato divertito, signor professore. Ah, ballato. Cucui, che sono colleghi dell'università. No, è praticamente che la riunione si fece poi lunga, no? Dopo questa riunione importante poi siamo andati in un bar. In questo bar si ballava. Ah, capisco, capisco, signor professore. Guarda, fuori che manco un doletto ancora mai visto, eh. Allora io stanco. Ma quale stanco e stanco? Sono più fresco di una rosa. Ogni tanto una notte di baldoria fa bene alla salute, Mario. Sì, signor professore, magari io quando c'è una notte di baldoria così mi sento meglio. Bravo Mario. Ah, così, oltre ai sigari, poi tagliamo magari una bella mangia. Ah, così, quando sei libero, tu hai detto magari tu. Ah, mangia. Ah, mangia. Ah, poi, domani. Domani. Ah, sempre domani? Domani, certo. Domani, domani. Domani, domani. Domani, domani. Ecco la colazione. Ah. La cuoca non è ancora tornata. E allora oggi sarai tu a fare del tuo meglio, eh? Eh sì, spero che vada tutto bene. Mangerò con più gusto. Ne sono proprio contenta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno tesoro. Buongiorno, buongiorno signora. Hai dormito bene? Sì, grazie. Ero un po' irrequieta. E tu? Poco ma bene. Ti senti meglio? Ah sì, grazie a Dio. Il malessere di ieri sera mi è passato improvvisamente. Questo è l'importante, tesoro. Mario? Ma... Che c'è, signora? Perché mi guardi così? No, ma io, come professore, si sente meglio, gli è guarito, professore. No. Che bello, signor professore, che lei è guarito. Caro. È un bravo ragazzo, Mario, eh? È un bravo ragazzo, proprio. Ma neanche di Chiara ci possiamo lamentare. Oh, e chi se ne lamenta? Ha sempre cura del mio stomaco. Guarda che colazione che ha preparato stamattina. Non lasciamola raffreddare, allora. No. Che c'è, signor professore? Ma che sta facendo? Mi stavo appena cagando un po'. Che mi cagavo fuori. Che ne va? Mario! Che c'è, signor professore? Che sigari? Ah, grazie. Meno male. Grazie. Ma perché non l'hai dato? Perché glielo dato? Perché la scatola era già vuota. Ho una fame. Sarà perché ti senti meglio, tesoro. Ah, certamente. Quando per tutta la notte... Quando per tutta la notte non si è mangiato. Ah, ce ne accorgiamo l'indomani. È vero. Mi hai perdonato, cara, per ieri sera? Certo, tesoro. Mi sono divertita molto di più. Divertita? Sì, volevo dire che ho fatto un sogno bellissimo. Ah, un sogno! Sì, allora un sogno, racconta. Un sogno bellissimo. Racconta. Ho sognato di essere al Manteca, però senza di te, purtroppo. Ah, vabbè, ma se era un sogno, che importa? Racconta sto sogno, dai, su! Racconta! Le sale erano arredate magnificamente, con lampade di rose, festoni di rose, era... Era proprio così! E tu come lo sai? L'ho visto! L'hai visto? L'ho letto sul giornale! Ah, certo! E vai avanti, racconta! Oh, è così puerile raccontare i sogni! Ma dai, un sogno si può raccontare, su, via! È stato un sogno bellissimo! Pensa che la musica era così invitante che ad un certo punto mi sono sentita trascinare al centro della pista. E hai ballato da sola? Infatti!
Ma te l'ho detto! Era soltanto un sogno. Se era un sogno, non c'è niente di male nel continuare a raccontarlo. Su, su. Giravo per le sale con Pia. Pia! C'era pure Pia! Sì! Però ad un certo punto ci siamo perse tra la folla e una bellissima maschera mi ha preso... Un uomo! E direi no. E cosa avete combinato? Non me ne ricordo più. Scusami cara, ma se era un bel sogno, dimmi cosa c'era di bello. Ma sai, l'animazione delle feste, tutto quell'orgia di luci e colori, pareva che sondeggiasse. Poi ad un certo punto il sogno è svanito lentamente. Ma io mi sento così felice che ho voglia di fare del bene al mio prossimo. Anch'io, sebbene non abbia fatto alcun sogno. Sarà perché ti senti meglio. Sicuramente, ieri sera stavo malissimo. Già, ma ti metti subito a lavorare? Sì. Ma concedimela questa mattinata. Usciremo più tardi. E andremo a comprare un bel regalo per me, vero? Certamente, meriti un indennizzo. E perché? Per esserti... accontentata di un sogno. Una passeggiata mattutina ci farà sicuramente del bene. È sicuro, fa sempre bene prendere un po' d'aria fresca dopo. Dopo che cosa? Dopo una notte terribile come quella che ho passato ieri sera. E allora vado a prepararmi. Sì, sì, corri tesoro, corri. Dammi un bacio. Che ardore! Angelo, avevo proprio ragione! Mancava, ma la posta sta in una cosa, angai, e cani, in, e cani... Non è possibile! Mi sono sbagliato! Devo verificare meglio! E pensare che ci guadagnai magari una scatola di sigari! È una tremenda realtà. Mario! Bacione! Mario Verecca, Mario! Bacione! Verecca! Bacione, vengo dopo! E la mia stanza c'è profumo di mistero! Che buono! Come che voglio? Ieri la mia stanza puzzava di tabacco e il mio pigiama pure, uno capisce che vuole dire? E già! Come già? Tu lo sai che ho mistero! Lo sai che ho mistero! Ma tanto che ho mistero! E il profumo di mia moglie! Yeah! Il profumo di mia moglie! Che ti voleva? Che muova su terra sto mistero? Mistero, mi fichi scandale! Para Mario, voglio sapere la verità! Non ci faccio dire niente! Voglio sapere la verità! Non ce la posso! Voglio sapere la verità! Non ce la posso! Voglio la parla! Non posso parlare! Non può parlare! No. Cosa fai tu? Come faccio? Non te la faccio! Parla tesoretto! Signor professore, ci volevo dire che... Voto! Parla! Signor professore, se... Da stare muto! Ah, assassino! Pigliacco farabutto, ma lì me la faccio! Ma togliere la faccio! Ehi! Togliere la faccio! Non vuoi tagliare, allora va bene! Che meschino! Farabutto, guardami come successe! Non lo so, ma qui come succede, che professore? Non lo so, ma qui mi davvero! Io mi dicevo che adesso lei! E quando? Che facessi? Che dici? Che studiare la luce mia a buccare! E poi? E poi, quando ero andato a mettere il sonno, mi sono spostato una porta! E poi? E la signora! E poi? Che siamo? Mi scombinavo! E si cuccavo vicino a me! E poi? Mi ha sembrato che andavo! Un bacio da fronte, direte! Sì! Io sono andato a letto! E ha cominciato a toccare! Leggio! E ti gioco capito che era la sottana di notte! Ma che la sottana! Sì! Guarda! Io ti salappavo un po' dopo! Io mi stendevo, signor professore! E io ammuttavo! Ammuttavo, signor professore! E io ci facevo no, così cadetto, ci facevo no! Signor professore, però non barai! Non barai! Signor professore, che fighi? E poi, che fighi? Che fighi? Che ti disse? Mi toccava!
poi, signor professore, e poi io, dopo che allontanai, finalmente, dopo tanto vuoto che io già fai, che avvicinava, si allontanava, si avvicinava, si allontanava, si avvicinava, finalmente, ho capito, signor professore, e leggio, di un signio, di un vigno, signio. Ma, si può sapere, vai ecco! Che? Vai ecco che ti sono ora! Ora, vai ecco, vai ecco! Ah, io ho fatto il mio dovere! Ho fatto il dovere, sì. Vergogna! Ma non dovere che sì. Io oggi non sei Montessori desideri, signor professore! Chi si Montessori? Sì, perché un gentiluomo gode e tace! E allora che gode e tace, San Cattolico? Sei licenziato, fuori! Meno male! Meno male! E apposta stasera che ne posa? Ah, è posare magari? Magari sì che ne posa. Io lo sapevo io che veniamo così. Per favore! Per favore, cosa ne faccio? Non si può fare più favore! Godi e taci. Godi e taci. Che vuoi? Professore? Che c'è? Il tappezziere vuole parlarle delle tende della cucina. Il tappezziere, ora! Ah, cara Chiara, se sapessi... Pronto? Sì. Sì, d'accordo, ho capito. Domani. Chiara? Signora? Meno male che è andato tutto liscio. Tutto a meraviglia, signora. Avrà fatto bene a mio marito starsene tranquillo, tranquillo ieri sera a casa. Sembra arrivato. Già, lo penso anch'io. Ad ogni modo, io mi sono felicissima oggi. Anch'io, signora. A proposito, Giovanni? Ascolta, Giovanni, volevo dirti... Non è possibile! C'è odore di mistero in quella stanza! C'è odore di mistero in quella stanza! Chi è? Riconosci questo nastro? No! Quindi vuoi dirmi che non riconosci questo nastro? Quello della sua camicia da notte sembra strappato. Ah, certo, sembra strappato. E vuoi sapere dove l'ho trovato? No. Nella camera di mio marito tra le lenzuola. No. No? Me lo vuoi spiegare com'è che si trovava lì? Vorrei saperlo anch'io. Ah, certo, vuoi saperlo anche tu. Fai pure la sfacciata. E io che mi fidavo di te, Chiara. Io mi fidavo di te. Certo, bravo. Brava! La combinazione della mia uscita di ieri sera, per una volta che mi concedo uno svago, mi hai approfittato bene. E ora raccontami, raccontami quello che è successo! Io ho molta simpatia per il professore. E visto che lui stava male, volevo solo dargli un bacio in fronte. Un bacio in fronte? Sì, sono penetrata nella sua stanza e... E allora sono penetrata, benché lui avesse la testa fasciata, e io pensavo che non si sarebbe accorto di nulla. E invece se n'è accorto. Altro che! Come altro se che? Se avesse preso il sonnifero e stesse male. Ma se io avessi potuto, signora, se avessi potuto prevedere. Cosa? Lei non c'era. Certo, la colpa è mia. Mi prenderei a schiaffi. Io che mi fidavo di te, Chiara, io mi fidavo di te. Ne ho abbastanza di te. Devi andare fuori! No, no, per favore, no. Sei licenziata, Chiara, fuori! No, la prego, no! E cosa vuoi fare? Vuoi spartirti le grazie di mio marito insieme a me? No, questo no! E allora che cosa? Io sono una persona onesta! Ti ho detto di andare fuori! Cos'è successo? E me lo chiedi pure? Perché no? Cos'è successo stanotte in quella stanza? È quello che vorrei sapere da te. Bada, Giovanni, che so tutto. Allora parla, dopo parlerò io. Tu stanotte mi hai tradito con Chiara. Cosa? Non mentire, dopo tutte le prove che ho. Ma che prove d'Egitto? Stai solo cercando di mascherare le tue vergogne. Ma che stai dicendo?
Stai solo cercando di rimescolare le carte in tavola. Non sono io che ho tradito te, ma tu che hai tradito me. Sei impazzito. Può darsi. Mia moglie, per la quale avrei messo la mano sul fuoco, farmi di queste porcherie. Ma si può sapere cosa stai dicendo? Se il destino vuole regalare le corna a un galantuomo, che almeno vengono da un uomo della sua stessa classe sociale e non da un cameriere qualunque. Da chi? Da Mario. Io e Mario. Tu sei malato, ma non ti vergogni. Dovresti vergognarti tu. Non cercare di intimorirmi, gridi al ladro e poi il ladro sei tu! Tu! Tu mi hai tradito con Chiara! Mi hai ingannato con Mario! No! Sì! No mille volte no, io sono una donna onesta! Voglio vedere come te la caverai! È quello che voglio vedere anch'io, anche perché io ho un alibi! Cos'hai tu? Ho un alibi, ieri sera non ero a casa, ma al veglione del Manteca! Che ne dici ora? Stai cercando di almanaccare una prova dietro l'altra, ma senza riuscirci. Non sono, scusa, è la verità. Prima mi hai detto che era un sogno. Ho mentito. Menti adesso. Ti giuro. Non giurare, se proprio vuoi saperlo. Ieri sera al veglione c'ero io. Mi gira la testa. Ma che fai adesso, confessi? Io non confesso nulla, so quello che so e tu non riuscirai ad imbrogliarmi. Ma almeno ti mostrassi pentito. Pentito di cosa? Ma non è così. Urlo quanto mi pare, vipera. Mozzo! Penso che tutto quello che hai fatto in questa casa è stato inutile. E perché? Me ne vado. E siamo due. Perché hanno licenziato pure te? Già, oggi stesso lascio la casa. Anch'io. Ma che hai cangiato? No, no, ho riempito di lacrime qualche fazzoletto. E perché? Non te lo posso dire. E perché non me lo puoi dire? Perché non parlo volentieri di certe cose. Magari io in certe cose non parlo volentieri. Mi stai muto. Zitto. Hai litigato? Con lui. Io con lei. Ne potevamo la rama. Già. Eravamo abituati ormai a dividerci il lavoro da bravi compagni. Stavamo troppo buoni assieme. Già. Mario! Professore. Che fai ancora qua? Stavo aspettando a lei. Appunto, non c'è che un motivo da aspettare. Fuori! Me ne vado. Perché un gentiluomo gode e tace. Ha chiamato qualcuno per me oggi? Nessuno, professore. Chiara, Chiara, ma che fai? Ma io pensavo che dopo stanotte... Stanotte? Cosa stanotte? Non si ricorda niente di stanotte, professore? Cosa dovevi ricordarmi? Ah, perbacco! Allora eri tu! È già, ero proprio Ce la siamo spassata, eh? Sì! Birichina, sei una ragazza di spirito, eh? Ma allora vai spesso al Manteca. E che c'entra il Manteca? Mi sembra di perdere la ragione. Chi è che hai, signora? Devo fare subito le mie valigie. E chi è parte? Sì, è per molto tempo. Ah. Forse. Ma tu come ti sei vestito? Un signor professore Pacioni, mi disse che è lasciare sta casa immediatamente. Ah, così ti ha detto. Evidentemente non si fida più di te. Non stai capendo, che voglio dire, signora? Voglio dire, Mario, che tu da uomo onesto rivelerai tutto sui fatti di questa notte e non ti lascerai più influenzare da quello che dice mio marito. Ah. Sono io lei, signora. Bravo, Mario. Grazie. Mario, ma che cosa fai? Lascia la mia mano, ma come osi? Signora, mi pareva che... Ah, bene, ho capito come mi devo comportare. Un gentiluomo gode e tace.
Vuoi un sigaro? No, grazie, fumeremo dopo. Ma prima spiegami. È successa una cosa terribile. Beccato. La nostra scappatella notturna è stata scoperta? No. E allora? Giovanni mi tradisce. Martina mi ha tradito. Martina? Giovanni. Impossibile. Metterei la mano sul fuoco. Ma se ti dico che ho le prove? L'ho scoperto in flagrante adulterio. Ma no, quel bravo Giovanni. Non chiamarlo così. È un uomo volgarissimo che se la intendeva con Chiara. E la cosa più strana è terribile. Mi vergogno anche a raccontarlo. Con Chiara? Coraggio, coraggio, parla. Con Mario. Proprio così. Proprio così. E quando sarebbe successo? E quando è avvenuto il disastro? Stanotte. Impossibile. Ma se ti dico che ho le prove, Mario ha confessato. Eh già, quando il gatto non c'è i topi ballano. Malizioso paragone. Mario ha confessato. Mio marito che mi tradisce con la cameriera. Ma sì, in che lingua devo ripetertelo? Giovanni, non credo che Martina t'abbia tradito. La conosco troppo bene. Il mio mi tradiva sempre con l'amica più intima. Ah, le donne riservano sempre qualche sorpresa. Oh, che sorpresa! Però hai divorziato. Eh già, non ne ho potuto fare a meno. Stamani ho trovato tra le lenzuola del letto di Giovanni il nastro della mia camicia da notte. Come sarebbe a dire? Stamani nella mia camera c'era il profumo di mia moglie. E che c'entra Chiara con questo? E dimmi, anche Martina ha confessato? Nemmeno per sogno. A sentir lei è innocente come una bambina. Ieri sera ho fatto indossare a Chiara la mia camicia da notte ed il nastro c'era, mentre stamani mancava. E poi Chiara ha confessato. Che cosa? Oddio, come mi sento male. Giovanni, dimmi una cosa, ma tu ti senti a posto con la tua coscienza? Che vuoi dire? Voglio dire che t'ho scoperto mentre quella sera te la spassavi con quella donna. Sì, ero tanto felice. Era la donna che mi avevi presentato tu. Già. E Giovanni nega? Peggio. Cerca di rigirare la situazione affermando che sono io a tradirlo con Mario. Ma è una vera pazzia. Eh già, in questa casa avrà soffiato un vento di follia. Ah, se non mi fossi recata a quella maledettissima festa. Eppure ti sei divertito un mondo col tuo cavaliere, è vero o no? Sì, è vero. Però non sapevo quello che stava accadendo qui. E saresti tornata a casa? Ma che? Avrei approfittato diversamente della buona occasione. E invece mi sono frenata pensando a Giovanni. Se solo potessi sapere chi era quella donna. Meno male, perché io ancora non credo alla sua colpevolezza. Vieni in camera mia. Posso dartene le prove? Conosci il mio profumo? Sì. Vieni in camera sua. A far cosa? C'è sempre un cattivo odore di sigari. A fiutare. Che cosa? Non sei un cane poliziotto. Non scherzare, dai, andiamo. Vieni in camera sua. Vieni in camera mia. Andiamo. Caro Angelo, che tu sia qui. Sicuramente mio marito ti avrà pregato di aiutarlo, ma ciò non toglie che tu possa sentire le mie buone ragioni, anche se devi essere mio avversario. Martina, farò il possibile per esserti utile. Molto gentile. Qualcuno dovrebbe prendere esempio dal tuo modo di agire. Troppo buona. Mi rincresce che Giovanni mi abbia preceduto, anche perché ti avrei preso volentieri come mio avvocato. Posso benissimo rinunciare a lui. Calma, 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 Giovanni. Potrei approfittare serenamente di ascoltare entrambe le parti. Anzi, la legge prescrive che si cerchi di conciliare i coniugi. Per me ti dispenso. Angelo, ti prego, ti dispenso anch'io da ogni tentativo di riconciliazione. Oh, come siete testardo. Io testardo, ma sei più cocciuto di un mulo. Io più cocciuto di un mulo. Calma, signori, calma. Così non si va avanti. Non si va avanti. Bisogna essere tranquilli e sereni. Altrimenti non raggiungeremo il nostro scopo. E quale scopo dobbiamo raggiungere? Caro avvocato, io sono qui solo per discolparmi dall'accusa fattami da mio marito. Io, ieri sera, non ero in casa, ma al veglione del Manteca, e la mia amica Pia può testimoniarlo. Lo affermo, eravamo insieme al veglione. D'altronde tu lo sai benissimo, perché c'eri anche tu, e io stessa ti ho mostrato Martina.
Cosa? È vero sì o no? Certo. Sì. E perché lo dici solo adesso? Era così impossibile parlare. Bravi, bravi. I festoni di rose, la musica, le maschere, il sogno! Io voglio solo andare a dirmi il piede! Non è vero! Mi fai uccidere, lo capisci? Giovanni, per favore. Siete. Martina, Giovanni ieri notte ha passato la notte fuori. Oh. Oh, è andato al veglione e io ne sono testimone. Bravo. Oh. Certo, certo. Non ti bastava la cameriera qui in casa? Pure al Manteca dovevi andare a farti una seconda orgia! E con chi? Con chi? Mossa di lumi! Trattenetemi perché non so quello che faccio! Basta, Martina! Giovanni, non merita questi insulti! Grazie, Pia, sei veramente un'amica! Povero Giovanni! La giustizia innanzitutto! Se vuoi te lo regalo questo... Porco! Giovanni, sul suo onore, è stato al Manteca ieri sera? Sì! E con chi, se è lecito sapere? Con Chiara! Con Chiara! Credo! Quindi con Chiara! Ma che ne di questo momento! Ma che ne di questo momento! Ma dai! Oh! Proviamo ad accertare le cose con chiarezza. Oh! Per facilitare le nostre ricerche, diciamo tutti come eravamo vestiti ieri sera. Oh! 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 Io ero vestito da pascià, ma senza favorita. L'ho poi trovata al veglione. Infatti! Zitto tu! Io ero una dama veneziana. E tu, Martina, come eri vestita? Io avevo un abito nero da gitana, con uno scialle in vita e dei fiori tra i capelli. Un abito... nero da gitana, con uno scialle in vita e dei fiori tra i capelli. E lui era vestito da Don Giovanni, con vestito bianco tutto di seta. Eri vestito da Don Giovanni? Un vestito bianco di seta? Ma allora sono stata con te. E io con te. L'altra sera ero a casa di Giovanni, ero a casa di Pia e abbiamo discusso a lungo sull'amore e sul matrimonio. Io sostenevo che il vero matrimonio resiste, anzi no, il vero amore resiste anche al matrimonio. Bravo Angelo! Grazie. Pia invece era di opinione contraria. E allora ci avete usati come cavie da laboratorio per un esperimento. Caro Giovanni, avevo fatto una scommessa con Pia. Però sai, non avrei mai immaginato che mi sarebbe riuscito così facile questo scherzo. Cedo le armi e mi do prigioniera. Pia, ho vinto la scommessa. Siamo stati cattivi con Chiara e Mario. Sì, mi sa che tocca chiamarli. Però adesso capisco tante cose. Anch'io capisco. Chiara, Mario, ma dove andate? Scusateci, abbiamo sbagliato. Ce la siamo presi a torto con voi. Non è posta la coppa. L'abbiamo capito noi altri di sopra. Si intende che revochiamo il licenziamento. Grazie, grazie. E questo è un regalino per Chiara, il profumo di mia moglie. Grazie, professore. Scusami, tesoro. Non avrei più potuto sentirne l'odore. Capisco, capisco. E io un piccolo regalo per Mario. La scatola dei sigari di mio marito. Grazie, signore. Prego, Mario. Ma Mario! Che sta facendo, Mario? Non ti bastava la lezione? Abbastanza, signor professore! Un gentiluomo gode e tace! Tace! Tace!
Sopportato. Chiara, ci conosciamo da una vita, vi prego di fare un applauso a Chiara. Angelo, abbiamo fatto insieme il cortile degli Aragonesi, grande barone, questa sera grande avvocato, grazie. Giovanni Pulvirenti, mio rompiscatole da una vita, mio grande fratello. Martina, questa è la seconda regia che facciamo insieme, grazie Martina. La mia mamma da 33 anni che la sopporto. È la prima volta che lavoro con Mario e è una persona così umile e così brava che è unica. Mario! Vorrei sul palco Turi Badalà, se in sala, se c'è. Grazie anche a Lorenza che mi ha dato una mano per le scenografie. Grazie. Valeria, laboratorio Cato. Io posso invitare, posso? Tu rinviti tu, invito io, invitiamo insieme. Guida che io la patente, ma mai me la federale. Vi aspettiamo l'11 e il 12 dicembre con un musical sulla storia di Santa Chiara e San Francesco. Chiara di Dio, non mancate. Ragazzi, ci sono stasera? Ragazzi, fatevi sentire! Allora, sono sopra per questo... Non tutti, ma una buona parte. Mi raccomando il profumo di mia moglie. Io voglio dire una cosa, Turi. Non era programmata perché non lo dice il presidente, perché pare che sia troppo di parte, essendo la mamma. Questo spettacolo, essendo uno spettacolo di altri tempi, non era come l'avete visto, scritto in un copione. Quello che avete visto è stato riadattato da Paolo, perché oltre ad essere regista, Paolo, ha detto Turi in anticipo, però voglio dirlo io in quanto un amico e poi un attore in questo giro di palcoscenico. Paolo, oltre ad essere un bravo regista, è anche un ottimo creatore. Dunque, il secondo atto, credetemi, è tutto suo, anche se la traccia è quella. Però tutto quello che avete visto è stato ed è stato partorito dalla mente di Paolo Filippini. Dunque, grazie. Arrivederci, buonanotte. Music.